con queste stupide bambole, è roba da bambini. E a che cosa vorresti giocare allora? Giocherei a scopare. Scopare? Mm-hmm. Non lo conosco. Che tipo di nuovo gioco è? Oh. È un gioco per grandi, per adulti, come papà e mamme. Per fare bambini. Oh, fare un bambino? Proprio così. Io non saprei proprio come farlo. E poi mi sembra un gioco proprio stupido. Anche se facessi un bambino, che cosa me ne farei poi? A volte sei incredibilmente stupida, Samantha. Non devi fare un bambino ogni volta che giochi a scopare. Devi prendere la pillola. Io penso ancora che sia stupido. Ah, sì? Se è davvero così stupido, come mai gli adulti lo giocano 2 volte e mezzo alla settimana? L'ho letto su Reader Digest. Va bene, Saputella. E come si gioca a scopare? Giochi con la pipina. Oh, no! Non faccio nessun gioco con la mia piggy nonno. E perché no? Perché così perdi la virginità. Non ti puoi sposare in bianco e ti devi sposare in verde o qualche altro colore. E tutti saprebbero che non sei più vergine. E chi te l'ha detto? La mia cara zia Silvia, lei lo sa di sicuro. È stata insegnante per 20 anni ed è ancora vergine. Questa è veramente la cosa più stupida che abbia mai sentita. Tutti quanti si sposano in bianco se non scappano a Las Vegas o qualche altro posto così. E là indossano un vestito. E in ogni caso, giocare a scopare non ha niente a che vedere con la verginità. Va bene. Allora dimmi, come si gioca? Beh, è semplice. Bisogna essere una mamma e un papà. Va bene. Io sarò la mamma e tu il papà. Ah, dimenticavo. Tu devi avere mal di testa. Perché devo avere mal di testa? Non lo so. So solo che mamma ha sempre mal di testa quando papà vuole scopare.